una canzone del 1961 originale, Il Capello di Edoardo Vianello, poi ripresa da Mischeda e ripresa in questa versione dall'ospite di oggi che è Mickey Johnson. Addirittura gli applausi, grazie. Benvenuto a Radio Roma, Sor Mickey. Grazie. Intanto grazie per aver invitato Lele, un bello rivedere Super Lori. Ciao, un che bello vederti. Rivedere Lucas. Principalmente per lei. Ma... No, ma è stato fatto per lei, lo sai, insomma, quindi voglio dire. Come stai? Bene, grazie, bene, accaldatissimo, ma questo d'altronde è l'argomento, sì, diciamo, del momento. Eh sì, ci sta. Accaldati, però insomma dai, ci sta, insomma, però, stagione sua, va bene così. Esatto, dopo tutti questi anni che siamo stati fermi, un po' di caldo, un po' di serate in più, un po' di situazioni all'aperto che ci portano... Qualcuno ha sparato all'aria condizionata forse, perché no, non si sente più niente. Hanno chiuso l'aria. Hanno chiuso l'aria, l'hanno fatto apposta. Allora, grazie. Mickey Johnson, per giusto quei 2, 3, 4 massimo che non lo conoscono, mi hanno scritto in tanti, tra l'altro, su Instagram dicendo grande Mickey, comunque per annunciarlo è uno dei più grandi DJ che qui nel Lazio abbiamo avuto. Aspetta, dico soltanto grandi perché eccomi qua, 1,89 per 125 kg. Però stai bene, devo dire. Mi sto riprendendo, sì. Pandemia, ho rimesso qualche chiletto in più, devo dire adesso sto abbastanza bene, mi sto riprendendo, dai. Non male. Io in pandemia mi sono dimagrita. Tutti. No, pure io un po' in pandemia, poi li ho ripresi subito. La depressione. No, io li ho ripresi in pandemia. Allora, qual è la somiglianza che ti fanno sempre con... Vabbè, Carcox è immancabile. Com'è che ti dicono, si hanno detto una volta... Il Carcox romano, tutti, vero, tutti. Dopo troviamo una foto di... Chiunque arriva dice il Carcox romano e Mickey Johnson. Ma prima era ancora più grosso, quindi perciò la somiglianza era veramente notevole. E oramai, insomma, dai, sono un po' dimagrito, un po' più magro rispetto a lui, ma insomma dai. Però anche la parte, sì, centrale dei denti, esatto, è identica. Esatto. Noi siamo curiosi, di solito, quando invitiamo gli ospiti o in collegamento Skype o in studio, sapere proprio come hanno cominciato. Io magari tante cose di te le so, perché sono tanti anni che facciamo estate insieme. Però per i nostri ascoltatori siamo curiosi di sapere come Mickey Johnson ha mosso i primi passi con la musica. Oh, allora qui parliamo di tanti anni fa, caro Lele Sarallo. Correva l'anno 1986, il primo anno in cui ho fatto il DJ e ho mantenuto a fare questo lavoro, insomma ancora lo faccio tuttora dopo tanti anni. E è iniziato tanta gavetta ai tempi. La prima esperienza te la ricordi, la prima cosina? La prima esperienza è stata la discoteca Il Faro di Ladispoli, è stata 1986, ho lavorato tutta la stagione estiva lì. Prima venivo da qualche festa privata, qualche compleanno come tutti gli amici, e tanta gavetta ai tempi, mi ricordo 2 anni alle luci in una discoteca, muovere i pulsanti delle luci e guardare cosa faceva il DJ. L'IJ, esatto, poi guardavi che faceva il DJ, ti facevi prestare la cuffia per sentire cosa combinava, fammi mettere un disco, che era l'ultimo disco, poi gli ultimi 2 dischi, poi l'ultimo quarto d'ora, e piano piano insomma cominciavi, era la gavetta vera una volta, a differenza di adesso che i ragazzi, diciamo, sono molto avvantaggiati tra virgolette con tecnologia, certo, console e tutto quanto. Una volta devi avere i dischi in primis, altrimenti non lavoravi, e seconda cosa è dovevi fare tanta gavetta. E c'è stato un momento in cui hai detto, beh, lo sai che c'è, dopo la prima parte iniziale, no? Quasi faccio come mestiere principale il DJ. Te lo ricordi quel momento o quel periodo della tua vita? Ma diciamo che in realtà da sempre volevo fare il DJ, quindi era un'ossessione. Era un'ossessione da bambino. I miei avevano attività commerciali, io mi ricordo con, diciamo, la paghetta, sì, andavo a comprarmi i dischi, quindi per me era, certo, i miei amici andavano al cinema, in giro, e io compravo dischi, andavo al negozio a Vita Ossia che vendeva dischi, Sagittarius, e andavo e compravo dischi. E c'è stato il primo DJ che, diciamo, a cui ti sei ispirato, quantomeno quello più conosciuto del momento, quando, diciamo, eri più piccolo? Assolutamente sì, e l'ho sempre nel cuore, Riccardo Cioni. Riccardo, che poi è venuto a mancare un anno e mezzo fa, diciamo, un paio d'anni fa. Anche in memoria. Riccardo veramente è stato il primo a cui ti sei ispirato. Esatto, perché lui ai tempi già era innovativo e piaceva tantissimo il fatto che lui parlava sui dischi, quindi era un DJ animatore, e ai tempi era veramente fantascienza, quindi è stato sempre avanti, sempre all'avanguardia col, diciamo, DJ spettacolo. Si sente, cosa... si sente che è radiofonico, Mickey. Bravissimo. È molto bravo, devo dire. Diciamo, ho fatto radio per un sacco di anni. Noi abbiamo intervistato veramente tutti i DJ in Italia.
però non tutti poi realmente hanno la parlantina, vero? Vabbè, abbiamo comunque avuto... lui è un DJ, cioè, lui è un DJ, è però vocalist, vocalist magari al più no, però ha quel senso di speaker, la padronanza, che ci piace quasi quasi, mi viene in mente di fare qualcosa insieme per l'anno prossimo. Diciamo che comunque tra virgolette ho cominciato come speaker, poi tra le altre cose, quindi ancora conduco un programma, ancora un mio podcast che va bene, in diverse radio, quindi perciò alla fine intanto, sono guarda... abituato. Eccolo qua, eccoci qua, ci siamo. Allora, ma... al 15 del Digitale Terrestre sul sito radioroma.it vedete qua, la foto di qua. Carl Cox e io al negativo. Bello, mi piace questo. Sì, sì, ma io sono molto contento. È un DJ che adoro tantissimo, è veramente super gettonato. Quindi, e quando mi fanno il paragone con lui, non posso che essere contento. Certo, insomma, è un onore. Noi ci ascoltiamo Party Girl, che è il tuo nuovo singolo. Poi parleremo di musica, parleremo del tuo nuovo singolo e anche di tutte le produzioni che hai fatto in questi anni. Ok, grazie. Party Girl, Mickey Johnson in diretta su Radio Roma. Ce l'ascoltiamo tutta. Alzate il volume, restate là, maleducati. Sonorità auseggianti di Party Girl, Mickey Johnson in studio in diretta con noi, uno dei best DJ e producer che conosciamo, che, a cui il Lazio ha dato i natali, perché tu sei nato a Roma. A Roma proprio. A Roma. Voglio dire, nato e vissuto ad Ostia, poi per tanti anni trasferito a Cervete, dove tuttora risiedo, quindi... Romano. Senti, le tue produzioni, Party Girl innanzitutto, come... Party Girl è l'ultima produzione che risale un paio di mesi fa e l'abbiamo fatta così per gioco, perché era parecchio di anni che non uscivo più con un disco e ci siamo avvalsi di questa produzione molto molto importante, molto carina, e questo è il primo di un singolo di una serie di progetti che stiamo portando avanti su un'etichetta spagnola, e arriverà anche una compilation che si chiama Valencia Compilation adesso a fine luglio, sì. E poi niente, insomma, andremo avanti, già stiamo preparando il pezzo nuovo, ci sta regalando soddisfazioni questo disco, sta andando molto bene, specialmente per quanto riguarda la parte spagnola, ovviamente etichetta spagnola, quindi certo. funziona. Quindi dovrei andare a presentarlo pure in Spagna adesso. Ci proviamo. Stiamo beccando l'aggancio giusto. tu mi insegni, no? Sì, quando abbiamo l'aggancio giusto, l'aggancio giusto. Allora, tante serate, veramente tante nella tua carriera, tante esperienze, tanti eventi. Se dovessi scegliere, questa è una domanda pure che spesso facciamo ai DJ, una serata, no? Tu chiudi gli occhi e pensi alla serata più bella che hai mai fatto, o magari con più gente, insomma quella che ti ha lasciato il segno, ce la racconti? Allora, diciamo che è una delle, tra le più belle, forse negli anni 90, ai tempi del Palladium, dell'Hollywood, è una serata più bella la prima volta che lavorai con Franchino. Ah, grande Franchino. In studio con Franchino, che abbiamo avuto ospite anche lui, telefonico. Sì, super Franchino, e mi ricordo io suonavo, dove doveva suonare Mario Più, io mi affacciavo a questo mondo, diciamo, di musica progressive, e arriva Franchino e stavo suonando e comincia a fare il vocalist insieme a me. Dai, che ero contentissimo, non lo conoscevo, capito? Proprio sono impazzito con lui. Ehi, bambolina! È stata, secondo me, l'ora e mezzo più bella, il G7 più bello che abbia mai fatto. Dai. Immagino c'erano 2000 persone a parlare. C'erano 2000 persone, ma non è il fatto di quanta gente c'era, quanto proprio il calore che c'era tra la pista. L'energia tra me e Franchino, veramente si era creata un'energia pazzesca. Musica e magia, portami via. Grande. C'è una domanda della nostra Lori sul clubbing, sul mondo della notte. Stavo pensando a questa cosa di Franchino, no? Mi fa ridere. Ma in realtà... E anche su dove andremo, perché guarda, io sono curioso di sapere quale sarà il futuro del clubbing. No, in realtà voglio chiederti una cosa che diciamo accomuna un po' tutti noi, artisti in generale. Dimmi sì. Lori. Tu pensi che ti stuferai mai? Bella domanda. Guarda, bella domanda. Io... penso proprio di no, anzi io sono di quelli che si rimette sempre in gioco. Proprio quest'anno ho fatto una scelta di lavorare con un pubblico più giovane proprio per rimettermi in gioco, perché secondo me questo lavoro non finisce mai di essere completo al 100%. Quindi per noi sarà un problema, insomma, per tutti noi, no? Perché dovremmo lavorare fino a... E alla fine comunque non solo dovremmo lavorare fino alla morte, ma è poi... È sempre uno studio continuo, quindi è sempre un'esperienza nuova, perciò secondo me è un lavoro che non finirà mai, proprio perché è sempre pieno di stimoli, quindi ti porta avanti portare avanti un tuo progetto, una tua idea. Secondo me è questo il discorso. Quindi... Sai com'è? Come ha detto Califano, no? Ha detto: invecchierò 5 minuti prima di morire. Disse infatti non invecchiamo. Il problema della generazione di noi, fuori sì, di noi artisti, no. Cosa facciamo? Sai che ma neanche fuori. Ma se mi lascio a 70 anni, vado ai Ibiza, capito? Noi stiamo così con la testa. Ma adesso dico un aneddoto molto carino. È presente quando tu incontri il classico belloccio che avevi compagno di scuola? Sì.
sì. Tipo al tecnico industriale o alle medie c'era il classico fighetto della classe. Figo della scuola. Ero già cicciottello, quindi era un po' più sfigato, tra virgolette. E lo rincontri adesso, e stessa età, lo vedi, ti sembra tuo zio. Se non tuo nonno. E lì ti togli le soddisfazioni. E lui ti fa, tu sempre uguale. Io sì, ma tu no però. È vero questa cosa. Guarda, Michi, io ho visto delle foto di Michi a 18 anni. Ma perché noi gente della notte, tra virgolette la chiamo così, ma in realtà la gente che ama la musica, secondo me, la gente che fa musica, ama la musica, non invecchia mai. E poi, secondo me aiuta anche sorriso, stare insieme alla gente, esatto, ridere, divertirsi. Il bello è proprio quello, avere 20 anni dentro la testa, capito? Questa è la cosa che secondo me è lo stimolo più grosso che possiamo avere. Mi piace sta cosa, facciamo così, puoi rimanere qualche altro minuto? Assolutamente sì. Ci ascoltiamo un disco e continuiamo con Michi Johnson a parlare del clubbing. Oggi lo dedichiamo al mondo della notte e non solo. Restate là, maleducati. Grazie. Gentilissimi, Roma, grazie. Sì. Continui e quello ci voleva, certo. Siamo in diretta su Radio Roma. Senti che ho messo sotto. No, vabbè. Allora, il balletto non lo faccio. Dovete sapere che con Michi Johnson, la prima volta che l'ho conosciuto era il 2005 al Bliss di Roma. Adesso non so, non credo che ci sia più un locale. È diventato un ristorante giapponese. Ah, dov'è? Scusate, è proprio sotto sulla via Ostiense, sotto il palazzo della prefettura. No, prefettura, ti dico questo perché sto pensando. La prima volta che mi hai visto, mi sa. La prima volta che o 2004, io... 2005. So. Sì, quando ho fatto 18 anni mi sono persa. Sei venuta al Bliss perché suo papà faceva la sicurezza al Bliss. No, ma dai. Sì? Zio Pino, certo. No, non ci posso credere, no. Lo conosci? Attenzione, sì, lo scoop. No. Lo conosci? Sì, sì. Zio Pino? Sì. Maria, io esco. Ciao, vado via. Sì, mio padre faceva la sicurezza alla sua. Lei? Sono arrivata in pazzia, ero scappata dal mio ex fidanzato. Ecco, volevo festeggiare il mio compleanno senza che nessuno lo sapesse perché lui era molto geloso. Quindi sono entrata in questo locale e ho detto a mio padre: papà, mi raccomando, non farmi fare gli auguri da nessuno. Dopo un minuto esatto, ma arriva anche, lui. Ma anche di meno. Arriva lui, bello. Si mette sul cubo e fa: volevo fare tanti auguri alla figlia di zia Pino. Dico no. Il cubo stava davanti alla console. Sì. Il cubo stava davanti alla console. Vero, e in quel momento mi bussò sulla spalla un collega del mio fidanzato. No. E mi fa: e tu cosa ci fai qui? E io ho detto: ecco qua, è finita. Sono stati degli anni finiti. Meno male. E devo dire, colgo l'occasione di questo per ringraziare Michi Johnson pubblicamente, proprio perché è stato a Roma uno dei primi che ha creduto in me e mi ha anche proposto in situazioni nuove, tra cui una che secondo me è quella che si ricordano di più sul litorale romano, il Vintage Club. Che abbiamo fatto poi dal 2006 fino al 2010. Adesso allora lo svegliamo l'aneddoto, qual era? No, non lo diciamo. Posso dire? No, dai, non lo diciamo. Fammelo dire. Lo schema era questo qui, praticamente io invitavo Lele, bravo, se tu vieni da me non ti preoccupare, ti faccio dare il microfono al Bocris 10 minuti, ti metto due dischi giusti e tu stai tranquillo che la settimana dopo lo prenderai al posto del Vocalist. Ma lo sai che succedeva così? Cioè lui mi chiamava la serata, c'era un altro Vocalist. E quindi cosa è successo? E quindi ci siamo presi tutte le serate. E qui siamo andati sulle P puntini puntini a tutti quanti. Andavamo sulle palle, non a tutti quanti. E gli organizzatori erano contenti. No, assolutamente sì. Agli altri artisti. Però oramai era uno scoop perfetto. Lui arrivava. Normale, il Vocalist si fa parlare un attimo Lele. Sì, quello andava a piegare. Senti, posso dirti una cosa? Tornando al discorso, sì. Questi sono aneddoti divertenti, però è discorso serio, serio. Il mondo dei vocalist, voglio dire una cosa e spezzare una lancia. Ti vuoi togliere qualche sassolino? No, voglio dire questa cosa perché io girando molto come anche voi mi capita di ascoltare anche altre serate, no? Di ascoltare anche altre voci. Ok. Purtroppo tante persone non si rendono conto. Non si rendono conto, ti giuro, che non è semplice andare lì ciao sulle mani, cioè loro pensano che noi facciamo questo. Abbiamo un jingle, vai. Erano i razzi cioè fa partire i razzi. Voleva mettere un'altra cosa. I segreti della notte, eccoli. Le scene più incredibili, situazioni più strane. Abbiamo il jingle e i gossip più esilaranti del mondo della notte. Ora
Siamo entrati. Va bene, sono segrete. Andata da una parte, non dico dove. Va bene, ok, vai. C'era questo vocalist che parlava con questi capelli colorati. Insomma, dai, così. Dai, ecco. No, era fuori Roma, dai. Okay. E quindi niente, sentivo che così, ho detto no, vabbè ragazzi. Quindi io faccio un appello al mondo di quelli che vogliono fare la voce, qualsiasi cosa. Sì. Non bisogna solo saper dire oh dai sulle mani, certo, quello, certo, quell'altro. È il modo in cui lo dici. Brava, brava. Oh, esatto. E quanto non rompi i coglioni al DJ, che gli parli tutto, bravo, il tempo sulla musica. Io avevo un grande vizio all'inizio, che poi però grazie anche a Miki, praticamente cosa facevo all'inizio, però ero piccolo, spesso parlavo anche adesso quando sei ubriaco, però no, vabbè. No, adesso non lo faccio più, no, adesso lui lo sa, lo sanno tutti, adesso non lo faccio più. Avevo due vizi, il primo era parlare ogni tanto durante i cambi. E ma poi, lo sai che qualche DJ è contento che lo fai così, copri. È vero, copri le magagne. E poi però con te non lo facevo, con qualche altro DJ mettevo le mani sul mix. Io te le taglio le mani. No, ma allora rispondo una lancia, che tornando al discorso di prima di Riccardo Cioni, che è stato il primo DJ che parlava in discoteca, noi veniamo da una scuola anni 80, per quello che mi riguarda, sì. Il DJ era una tomba. Alla fine anche noi, guarda, veniamo dalla stessa scuola. Console lontanissima dalla pista, tutta chiusa, è vero. DJ inavvicinabile, non si parlava, è vero, un grugnato. C'era distanza, dischi, vero? Sì, tecnicamente bravo, però era un personaggio che stava fuori dallo schema. Poi è arrivata la moda, Riccardo Cioni fu uno dei primi con la console in mezzo alla gente, parlava, quindi era una cosa molto innovativa. Che era anni 80, fine anni 80? Inizio anni 80. Okay. E dopo era stato uno dei primi a parlare con l'ego in discoteca, non si capiva ancora come faceva questa voce con l'ego, in realtà la faceva con il registratore a bobina, a nastro, cioè parliamo proprio della storia. Ma della perché discoteca. Perché non sono venuta all'Aio? Perché non eri nata. E volevo nascere in qualche modo. Allora, e dopodiché è nato appunto il fenomeno, diciamo, del vocalist, tra virgolette. Sì, Poi negli anni 90 è stato proprio il boom della figura del vocalist. Sì, sì. Però devo dire la verità, io se incontro una persona, un maschio o femmina che sia, bravo, ok. Se trovo qualcuno, come dice Lori, che non è all'altezza, dico, te ne puoi stare a casa tranquillo, faccio tutto da solo. Sì, sì, è vero. Sì, Michi ha sempre fatto così e secondo me è giusto, perché poi il protagonista vero, secondo me, è comunque rimane il DJ. Meglio prima, comunque. Ma non è quello. Il DJ no. Di spazio. Poi, da se solo. Il vocalist allora, è bravo. È un gioco di coppia. Sì. Però il gioco di coppia deve essere importante. E allora va bene, deve essere un valore aggiunto. Se il valore aggiunto è più negativo che positivo, no, assolutamente. Lo tolgo di mezzo. Sono d'accordo. Grande Miki! Grande! Ma soprattutto non bisogna soffrire. C'erano DJ che io non posso dire il nome, ma poi è diventato anche lui molto famoso, che lui non è che te lo diceva, lui ti staccava proprio il microfono. Però poi posso dire, questa è una cosa brutta, ha fatto però. Bene staccare no. Proprio lo spinotto no, invece ha fatto bene. Allora ragazzi, la faccio a Miki questa domanda, ma la faccio anche a Lori, tipo community, tipo vai. Qual è il futuro del mondo della notte, delle discoteche, dove stiamo andando, qual è la direzione sia italiana che un po' quella mondiale? Allora, diciamo che intanto c'è stata una bella ripartenza dopo 2 anni di Covid, di pausa forzata. Insomma, devo dire che i locali stanno reggendo molto 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 bene. Siamo tornati a un buon 70% rispetto a quello che era prima, e questo è un dato molto importante. Sì. Ancora in Italia mancano i grandi festival, cosa che invece in Europa stanno funzionando tantissimo, anche in Spagna, o altre nazioni. E i festival hanno ripreso proprio alla grande, con 40-50 mila persone. In Italia è impossibile, a meno che non fate come voi l'apertura a Basco con 80 mila persone. Però proprio ci ha provato a Napoli, non so se lo sapete, Joseph Capriati. Ha fatto una serata di beneficenza allo stadio Maradona, ha invitato anche altri DJ. Ci ha provato, però ancora siamo lontani. È lontana l'idea del festival europeo. Il problema lo sai qual è, che in Italia non è come fuori è tutto un insieme. Qui in Italia, allora, se vuoi fare il festival, chi devi pagare? No, ma il discorso è uno. Poi il discorso è un altro, che praticamente tu vai all'estero e vai ad ascoltare il DJ come se fosse un artista, come un concerto. Certo. Paghi il biglietto, vai allo stadio. Certo. E vai a sentire un Tiesto che faceva tranquillamente 30-40 mila persone, viene a Roma e fa 2000 persone. Sì. Quindi, è successo. Domanda e risposta automatica, perché proprio a Roma non c'è la cultura. Tu vuoi fare lo stadio e poi mi metti in Italia, ma in particolar modo a Roma come a Milano. Sì, vuoi sì. fare lo stadio e poi mi metti i privé. Non esistono, non è una discoteca, è uno Bravo, stadio. Miki. Vai lì ad ascoltare il DJ. Bravo.
punto. Bravo. E basta. Se vuoi fare il club, te ne vai in discoteca, la tua bella bottiglia, il tuo bel pivè, ma qui è una gara, qui è una gara di c'è questo problema, c'è questo problema. Va bene ragazzi, io devo prendere le redini del programma. Sì, scusaci, perché prego. Tu hai il programma, giusto, no? Mannaggia. Però è bello avervi. Allora, no, due domande velocissime. La prima, la domanda del giorno che stiamo facendo ai nostri ascoltatori. Vai. Oggi è l'Asteroid Day, il giorno dell'asteroide. Okay. Cade un asteroide sulla Terra, puoi fare tre cose. Le ultime tre cose che scegli di fare prima che la Terra viene abbattuta dall'asteroide. Quanto tempo ho? C'hai 24 ore nel giro Nel giro di un giorno. Sì. Allora, sicuramente fare l'amore. Grande! Nessuno ancora. Bello! Una ricca mangiata. Fatta bene di quelle. Fatta bene. Una pasticca per dormire, così non mi accorgo di nulla. Grande, Vicky! Top. Facile, top proprio. Però e... nell'ordine, prima l'amore, poi mangiare che dopo ti viene fame. E poi sonno. E poi la pennichella, quindi pesticchietta per dormire, è perfetto. Posso dire una cosa, questo dovrebbe essere il mood della vita. Assolutamente sì, assolutamente sì. Mangiare, fare l'amore. Ok, l'ultima cosa che chiediamo sempre ai nostri ospiti quando ci vengono a trovare, noi siamo Radio Roma, qual è quella cosa che ti rimane di più, diciamo, nel cuore di Roma, proprio della capitale? Se dovessi sceglierne una, no? Cosa sceglieresti? Qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa, puoi scegliere dal cibo a un luogo, a un monumento, a una serata in particolare, a una persona, una cosa che ti lega con Roma. Scegliene una. I cornetti caldi della notte. In generale, c'era un posto in particolare che In generale, non voglio fare pubblicità occulta. In generale, perché secondo me la cultura del cornetto caldo è tipicamente romana. Dopo la serata. Dopo la serata, la colazione è tipicamente romana. Mi piace questa cosa. Signori, è stato con noi il grande DJ Mickey Johnson. Grazie. C'è una roba che non so se io ce l'ho. Ce l'hai la prima volta? La prima volta che ho detto c'è qualcuno che batte le mani, c'eri tu? Io ti ho sentito la prima volta che dicevi c'è qualcuno che batte le mani. Sì, poi ce l'hanno copiata, me l'hanno copiata. Dai. Va bene, non so se ce l'hai al volo? Non c'è, non la troviamo, però. L'importante è che ti copiano, come me hanno copiato 2000 gambe, sì, quindi perciò alla fine va bene così. Torna a trovarci. Assolutamente sì, quando vuoi, con vero piacere. Grazie, Miki. Ciao. Grazie a tutti, noi, ciao. Noi continuiamo, restate là tra poco, maleducati.